Salve a tutti, Franz dal vostro Supercorris. Eccoci qua ragazzi, Gran Premio di Monte Carlo. Bordello totale, siamo a 2 secondi abbondanti dalla vetta. Anzi no, scusate, 1 secondo e 7. Allora raga, che succede? L'Alfa, essendo terz'ultima vettura dello schieramento, ha tanti di quei problemi che non oso immaginare. Allora, non gira, si imbarca in tutti i modi possibili e immaginabili, non frena. Cioè raga, ho provato tutti gli assetti disponibili su YouTube già per questo gioco e non mi sono trovato bene, poi ne ho scelto uno e vabbè. Ho provato il bilanciamento della frenata in tutti i modi possibili e immaginabili e non mi sono trovato bene. Ho provato i gradi di rotazione dello sterzo, il setup dello sterzo che avete visto nel video del T150 e non va bene, ho dovuto cambiare pure quello. Cioè raga, 1700 modifiche e alla fin fine sarà veramente dura fare questi 20 giri, ve lo dico. Purtroppo raga, non è una macchina bilanciata di alto livello che ti permette di sgattaiolare per la pista come si vuole. Comunque siamo 15esimi, Raikkonen è 17esimo, gli abbiamo dato un paio di decimi, noi siamo a 1,7 dalla vetta. Qua raga, la gara è quella che è. Sapete che siamo a inizio stagione con una vettura di basso livello, perché questa a livello prestazionale è data come la terz'ultima dello schieramento, quindi sapete bene qual è. E ci proviamo. Ho rimontato la T3 Pia Pro, quindi ho rimesso la pedaliera, quella professional, per quanto alle volte ha problemi in accelerazione. Però raga, senza il freno della T3 Pia Pro io questa gara non la riesco a fare. Quindi grazie a Dio che ce l'ho, e quindi mi dà possibilità di avere più sensibilità al freno. Si parte, Franz, che vi devo dire, e tentiamo di fare quello che riusciamo a fare, sperando di avvicinarci alla top 10. Ma qua non si sorpassa, è difficile non sbattere. Proviamo, dai. Per il resto vi dico, vabbè, iscrivetevi al mio canale se vi piace come faccio i video, arrivano tante novità. Settimana prossima arriva un nuovo gioco, non è un gioco di livello di Formula 1 2021, ve lo dico subito, è un gioco che ci divertiremo, però bella novità. Vi ho già detto che arriveranno 2 giochi di calcio quest'anno da integrare quello che già c'è nel canale, perciò raga, tanta carne al fuoco. Stasera altra live su YouTube, sempre di Formula 1, perché io faccio i sondaggi e voi votate Formula 1, ragazzi, vi do fa porto Formula 1. Ci sarà un multiplayer con un po' di amici. Iscrivetevi al canale delle offerte Supercorris, offerte Amazon, di Telegram, perché oggi Xbox Series X, volanti, giochi, prevendite, di tutto. Al canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram per le notizie in anteprima. Partiamo, Franz. Si parte, Franz. Ah! Oh, si butta dentro Corris! Gode le sue partenze violente! Ah, Gasly! Pazzesco, raga! Si butta dentro anche Vettel! Oh! Madonna, che cazzo abbiamo fatto, voglio! Sfrutta tutte le chance, Corris! Madonna, Noni! Pazzesco! E qua adesso mo so cazzi, però! Non abbiamo il passo di questi, raga! Sfiora le barriere super. Madonna, come si incapretta l'auto. Miracolo di Supercorris in questo momento. Oh, prende il cordolo forte, Corris. Raga, con la benzina a carica è ancora più inguidabile di prima. Stiamo facendo da tappo, raga. Ah, lungo qua, Corris. Inchioda. Deve prendere un po' di scia di Tsunoda.
dita la direzione gara, che c'è gente che sta addormentata in pista qua. Se ne va Tsunoda, non ci aspetta. Oh, raga, qua non abbiamo proprio passo. E infatti scappa Tsunoda. Scappa Tsunoda! Ah, c'abbiamo pure le gialle noi, ecco perché! Questo giro potrai usare il DRS. Che Ricordati che viene burloni! gestito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Quindi l'inguidabilità della nostra auto è data a difetti di base. Pieno di benzina che non tollera molto bene. Abbiamo le gialle e siamo gli unici balordi in pista con le gialle. Ah, largo qua. Raga, non è come Formula 1 2020. È molto più complicato sto gioco. Infatti in prova qua sotto il tunnel siamo riusciti a girare. Anche sotto il tunnel. Ah, rischio di andare lungo. E corri sta regalando. Il secondo miracolo all'Alfa. Raga, inizia a avere problemi. Quanta cazzo abbiamo perso a Tsunoda. Mi distacco dal tuo Raga, non è la comandante. posizione dove dovremmo essere noi, eh. Non so se Segui l'avete la linea. capito. Noi qua siamo da 14esimo posto, 13esimo. Quello è il nostro exploit. Invece mi sono buttato dentro e... Sono riuscito per ora a fare sto miracolo, ma... L'avete visto, in piste vere come Barcellona. Siamo dietro, siamo. Sì, ci possiamo avvicinare alla zona punti, ma... È un miracolo, Corris tenta di riprendere il passo. Tenta di tenere il passo, Super. Qua siamo in enorme difficoltà, a rischio. Distacco dalla vettura da Sfiora le barriere, Corris. 3 secondi. È dura, raga. Però non stiamo a perdere troppo, da... Ah! No, fai i cazzi miei! Raga, davanti è meglio che non ci guardiamo per niente. Controlliamo dietro. Ehi! Ci prova Sainz, Corris chiude tutti i varchi! Si stringe! E perdiamo altri 4 decimi da questo, sta 5. Oh, lungo Corris! Sainz ha capito che più mi mette in difficoltà, più perdiamo. Ah, prendo. Sobbalza la vettura sul cordolo, sfiora il muro Corris. Finora non ci sono danni, altro secondo perso. Su Tsunoda. Vedete qua, non c'ho proprio gradi di rotazione. E l'ho provati tutti, raga. Ah! Ve lo sto a dire, raga, è difficile. È dura. Magari sto tentando di fare un miracolo. Ah! Si imbarca.
Che poi vedete se riusciamo a girare. Oh! Mi stavo appiccicando. Raga, vedete, non ho la guidabilità. Se riuscissimo a girare senza rottura di balle. Non è che va lontano Tsunoda. Guardate quanto abbiamo recuperato. Cato, sto settore qua è quello peggiore per noi. Oh! Ecco i primi pit stop. Corris deve continuare. Dai che dà un piccolo strappo Corris. Immagino Sainz che gioia stare dietro di noi. Oh! Raga, non si può guidare st'auto oggi. Ah, tocca il muro Corris. Vediamo se ci c'è qualcosa Alex. Abbiamo una strategia alternativa. Vai, meno male. Qua raga perdiamo troppo. Ah, lungo Corris. Giovinazzi e box. Corris terzo. E qua raga dobbiamo dare tutto. Dobbiamo dare tutto in questi giri raga, per poter sperare di uscire. Ma la vedo molto dura. Raga, non so che fare. Se andare subito ai box. Ma è rimasto attivato l'ERS, merda. Oh! Aggressivo super. Raga, cambiamo strategia. Pit stop anticipato e mettiamo le rosse come va. Pazzesco, raga! Siamo primi, raga! Oh! Eravamo primi, cazzo! Si butta dentro Hamilton, resiste Corris! Che non vuole avere qualcuno avanti a sé! Raga, secondo me sta strategia è sbagliatissima! Ma che non ci aiutano le due Mercedes a sghizzare. Sto frenando con le marce in certe curve. Madonna che cazzo ha combinato Super Corris. Basta, vado in box. Raga, devo fa? Tanto non la sentivo più. Facciamo 10 giri con le rosse, che Dio ce la mandi buona, perché ormai sentivo l'auto fuori da ogni parametro. Ma male che non abbiamo rotto nulla ancora. Pit stop no, lento di più. Dai veloci.
attenzione alle gomme. Una Serena, buon anno. Ciao raga. Sì, siamo gli unici che c'hanno le rosse. Siamo anche gli unici che stanno in mezzo a un mare di merda. Si fa vedere Corris. Deve sfruttare questi primi metri per insidiare Pierino Gasly. Si avvicina super. Ah, toccata. Sempre in quel cazzo di muro. Dai raga, facciamo un pit stop da record, così usciamo davanti. Sta minchia. Vicino Corris. E sta sfruttando le rosse fin quanto durano. Guardate dove sta il decimo posto, raga. Battaglia per la zona ponti. Oh, sparatissimo Corris, si inchioda un po'. Ah, razzi Moretti. Prova a tenere Corris il decimo. Raga, per ora teniamo grazie alle gomme rosse, ma appena si rovineranno. E ce ne accorgeremo. Peccato perché siamo là. Siamo là, siamo. Ma non riusciamo. Ricordo, ci scompongono sempre l'auto. Ah! Rischia di prendere il muretto Corris. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 9,8 secondi. Oh, pazzesco. Si inizia a imbarcare Super Corris. Anche perché qua dietro spingono. Ah, non è un'uscita buona questa. Male Corris nella parte lenta del tornante. Prova a recuperare qui. Poi l'unica zona del circuito dove siamo più veloci degli altri. La S dopo il tunnel.
E vai. DRS, ma scappa Gasly. Stiamo accorciando le distanze sulla vettura davanti. Dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo treno di gomma. Raga, secondo me le rosse ci inizia a salutare. Non riesco a essere più così incisivo come prima. Vedo che Pierino Gasly riesce a tenere le stesse linee. Non parlare di Vettel qua che ci sta facendo i raggi alla power unit. Sto vedendo se abbiamo dei problemi. Ma per noi anche un 12° posto è un grande risultato. Vedete qua, è l'unico punto dove recuperiamo tanto. Dobbiamo prendere ora che c'ho le gomme fresche, se no tra pochi giri, ciao. Si riavvicina super. Scappa Pierino Gasly. Ma Corris lo tiene. Ci può sempre scappare un errore. Anche se le nostre gomme iniziano a dare problemi non indifferenti. Ecco infatti Vettel che si avvicina, blocca le gomme super. Inizia a dare troppi bloccaggi. Realismo pazzesco di questo gioco quest'anno. Anche come uscita le curve, vedete quanto è più realistico. Qua siamo gli unici che riescono a fare le curve così. Ah, sfiori il muretto Corris. Adesso tutte bottarelle date più prevalentemente di gomma. E scappa Gasly, raga, ve l'ho detto. Finite le gomme. Minaccioso Vettel. Chiude tutti i varchi super. Raga, sto tentando di tenere un minimo di passo a questi dietro. Prova a fuggire Corris. Raga, è tostissima Monte Carlo. Se non avete una macchina adeguata, dai, in certi punti. Ah! Avete visto che roba? Si fa minaccioso Vettel! Perso qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. Chiude Corris! Raga, sono finite le rosse. Sono finite le nostre gomme, raga. Adesso si fa dura perché dietro ci abbiamo tutti i piloti nettamente più veloci. Da Vettel a Stroll. Prova Corris a difendersi con tutto quello che ha. Sicuramente, raga, dobbiamo... Ah! Aia. Dobbiamo sviluppare bene l'auto perché troppi problemi.
Esce bene Corri, salti tre giri. Attenzione alle gomme, non dimenticarti dello stato delle gomme. Già lo sento che fa cagare lo stato delle gomme. Che non è l'atto pratico, ragazzi, ma fa la tappo a questi. Potrebbero andare nettamente più veloci. Almeno Vettel, Stroll e quello dietro che mi sembra sia una Alpine. Potrebbero andare molto più veloci. Corris larghissimo, non riesce a girare. Però raga, volete una carriera reale? Questa è la carriera. Raga, Vettel, secondo me dietro sta sentì la puzza di merda che ci lascia a noi da dietro. Si parte con la vettura cessa e si va in alto. Comunque raga, se ci fate caso, ne abbiamo tre dietro, ovvero con Stroll e Vettel, e poi c'è il vuoto. Quella era la posizione dove potevamo aspirare noi. Al quindicesimo posto, raga. Distacco dall'auto davanti, 5,0. Ah, largo Corris. Oh, sfiora il cordo, il cazzo del muretto. Chiude super. Chiude super. Raga, è tosta. Prendo un po' di vantaggio qua super con l'ERS. Sto sudando come un animale, come un caimano. Vedete che dietro abbiamo fatto il vuoto. Detenta tutte, super. Ultimo giro. Non la sto sudando. Sei all'ultimo giro. Bug anche. Ah, cazzo, un po' troppo dentro, Corris. Raga, dovevo passare. Tagliato la curva, sennò sicuramente beccavamo un richiamo. Lo so che potevo rimanere avanti, però. Che cazzo, ho sentito una botta pazzesca al posteriore. Peccato, raga. Però tredicesimi non è male. Non è male tredicesimi, raga. Madonna, che cazzo di gara voglio. Anche perché a Monte Carlo non è che vi potete inventare chissà quale strategia pirotecnica. Però raga, con la strategia siamo riusciti a guadagnare due posizioni rispetto a quello che potevamo essere. Pure piloti del giorno, quindi va bene. Raga, mi ha fregato, le ho provate tutte, niente. Dai. Si conclude un altro Gran Premio di Monaco. Siamo stati tesi per tutta la durata della gara. Nonna, voglio che gara, ti leva la vita Monaco, ti leva la vita. Voi ci ridete, ma è così, porca vacca, oh. Quale credi sia stato il segreto di questa vittoria, Luca? Oggi hai vinto e ti hai dimostrato. E vince Bottas, che in questo gioco è stato fatto come non lo so, come il miglior Michael Schumacher degli anni d'oro. Vince Valterigno. Da lì alla vittoria direi che il passo è stato... Oddio raga, sembra che mi è passato sopra un camion. I piloti
Ecco il podio, doppietta Mercedes, tanto per cambiare. Max Verstappen dietro. Un successo meritatissimo. Qualcosa che non si vede mai, eh. E festeggiano. Raga, abbiamo creduto di poter prendere i punti, ma era oggettivamente impossibile oggi. Andiamo a vedere la classifica. Come si plasma. Diamo una veloce occhiata a cosa è cambiato in classifica. Andiamo a vedere soprattutto dove sta il nostro compagno. Allora, 1.13.6. Raga, un secondo e sei più lenti dei primi, come in prova. Su chi cade la tua scelta? Direi Esposito. Però se vediamo Gasly e anche Alonso, non è che hanno fatto un giro veloce più forte di noi, eh. Però siamo stati anche sfortunati. Minchia, Raikkonen, 18esimo, 1.14.2. Quindi 6 decimi più lento di noi, raga, ci sta, dai. Frenzy, appuntamento al prossimo video, il vostro Supercorris, ciao.